Nei nostri occhi non c'è sale ma sabbia. Devo smaltire le mie scorie di rabbia. Senza giornali che diffondono odio. Voglia di andare a respirare lo iodio. Per quest'estate che si vinca o si perda. Viva l'Italia e le canzoni di merda. Tutti a ballare il ballo del pipistrello. A igienizzare tutto tranne il cervello. Non ci pensare mentre bevi diossina. Cosa finanzi quando metti benzina? Siamo già in fila verso un mare che inghiotte. La gente ci muore, ma noi che ce ne fotte? La vita è bellissima, mega fantastica. Andremo in vacanza sull'isola di plastica. Lì suona una musica commercialissima. Ci ricorderemo di questa estate tossica. Voglio surfare sulla melma dell'onda. Vento in faccia anche se puzza di gomma. Il sole mi abbronza, mascherine ed occhiali. Faccio il bagno nei rifiuti speciali. Resto a distanza ma non perdo la scia. Beata ignoranza, d'ignoranza si bea. Tutta la notte noi faremo una festa. Col nucleare che ci vola in testa. La vita è bellissima, mega fantastica. Andremo in vacanza sull'isola di plastica. Lì suona una musica commercialissima. Ci ricorderemo di quest'estate in plexiglass. Balleremo ancora nella vasca degli squali. Balla una sirena al suono della polizia. Balla pure il diavolo su questa macchia d'olio. Fa l'aperitivo con un goccio di petrolio. Ci racconteremo delle favole virali. Dove la morale ce la fa l'economia. Balla pure il dollaro su questa vecchia storia. Ci addormenteremo e non avremo più memoria. La vita è bellissima, mega fantastica. Andremo in vacanza sull'isola di plastica. Lì suona una musica commercialissima. Ci ricorderemo di questa estate chimica. Finimo così. Fontana chiara, un poco dolce, un poco amara, di ogni poesia sei la sorgente. Tu che alimenti un'idea dopo che bagni le guance, sei la più grande magia. Ciò che è davvero importante, acqua che lava la via, annaffia la rosa di niente. Cosa rimane di buono, oltre i tuoi occhi un buon pezzo di pane? Cosa ti toglie la sera, se l'acqua che bevi è quella del mare? Cosa vuol dire lontano, se in fondo il tuo sogno è soltanto viaggiare? Dimmi se la libertà è il fiume che scorre, il vento che va. Mi trascini via, figlio della tua corrente. Mi lasci in balia, poi mi riporti alla fonte. Dove ritrovo energia per coltivare speranza? Con una goccia di te cresce la rosa di niente. Cosa rimane di buono, oltre i tuoi occhi un buon pezzo di pane? Cosa ti toglie la sete, se l'acqua che bevi è quella del mare? Cosa vuol dire lontano, se in fondo il tuo sogno è soltanto viaggiare? Dimmi se la libertà
è un cerchio di fuoco in un cielo a metà. Gli alieni siamo noi, dentro i supermarket, fermi in mezzo al traffico con gli occhi sopra un tablet. Gli alieni siamo noi, e lì non è un segreto, dall'altra parte della luna, quella che non vedo. I grandi conflitti, le basi spaziali, gli esperimenti, le antenne, i canali, mentre i social raccolgono dati, i nostri pensieri sono malati, deviati, inquinati, plagiati, corrotti da chi ci vuole o zitti o distratti, da chi ci controlla, da un altro pianeta, per il potere o per fare che cosa? Darci da bere, l'universo in un bicchiere, la giustizia e le preghiere. Io mi costruisco astronavi e convivo coi draghi, tra le stelle e la strada. Io che non possiedo le chiavi di chi accede agli archivi di una storia sbagliata. Gli alieni sono qui e quelli più violenti detengono il progresso mentre contano i contanti. Le alte finanze, gli accordi tra stati, le guerre, le bombe, il terrore, i soprusi. Se è tutto studiato, studiato con cura, non posso e non voglio avere paura di giustizia e di preghiere e di continuare a bere l'universo in un bicchiere. Io mi costruisco astronavi e convivo coi draghi tra le stelle e la strada. Io che non possiedo le chiavi di chi accede agli archivi di una storia sbagliata. Canterò per chi almeno un po' sogna come me, viaggia dentro sé. Gli alieni siamo noi, se poi dimentichiamo di essere umani e non tendiamo più la mano. Dai, va, andiamo un po'. Abita alle case popolari e c'è in via Pai, de mignotte tossici aspiranti usurai. L'ascensore non cammina e se cammina è buio. Abita alle case popolari e me va bene, pure con le grida io la notte so dormire. Però la signora al quinto piano non c'ha pace, basta. La signora al quinto piano, lei c'ha quattro figli e sicuramente io so uno di quelli. Quindi amici mi avete di testa più tranquilli. Ma vediannate, no. Abita alle case popolari e me dirai, vedi dando vieni, dimmi quanti impicci c'hai, quanti pregiudizi, quante cose che non sai. Che da un lato c'è un bosco e dall'altro c'è una chiesa, e da un lato c'è il mare e dall'altro c'è un cazzo, panni e scale, piove, occhio occhio, piove, appizza tutto. Abita alle case popolari chi pulisce, la signora Angela Borella si esaurisce, a puli in merda solo lei lo sa che se patisce. Abita alle case popolari e c'è uno stronzo, ogni casa popolare ce l'ha uno stronzo, che butta la monnezza dal balcone e sta nascosto a pezzo di me. Abita alle case popolari e mi ricordo l'amichetto che io ce volevo giocare giorno, ma la madre gli diceva lì non ti ce manno. Come? Come? Volevo solo giocare io, volevo solo giocare io, ma piove, occhio occhio, piove, appizza tutto. A Fagiano! De solito nelle live, eh? Oh. Fagiano! Oh. Famo finta. Mi devo sta zitto, eh? Mi sa di sì. Benvenuti a Sottocalt. Siamo qui con Emilio Stella. Ciao. Cantautore, mi raccomando. Come stai? Tutto bene? Bene.
Bene, a parte il periodo comunque. Vabbè, bene, sì, oggi dire bene. Oggi si è suonato, cioè, si è fatta la musica, quindi è una cosa carina. Allora, iniziamo, provo a fare un piccolo riassunto perché hai fatto tantissime cose, quindi facciamo giusto il riassunto d'ufficio proprio della mutua. Allora, nel 2011 ci sono le tue notizie partono dal 2011, prima sì, nasco nel nasci nel 2011 con il disco Panni e Scale. Yes, corretto. L'anno dopo vieni notato dal Kleptenko che ti inserisce in una compilation di dei più interessanti artisti, insomma, del momento. E la cosa ti porta anche a Sanremo ad esibirti al Kleptenko. Tra il 2014 e il 2015 invece diventi una sorta di artista virale, perché comunque con due singoli, che è Capacottano e Kingston e La Nostra Pontina, a cui noi siamo molto affezionati, arrivi un po' ovunque, cioè arrivi a Studio Aperto, sì, così, a Blob. Poi il secondo disco mi pare 2018. Sì, 2018, suonato. Sì. 7 anni di buco tra il primo e il secondo, dove comunque ci sono state tante cose. Poi, infatti, se vuoi aggiungere qualcosa, se no, puoi anche parlare tu. Lascio a te. e poi, vabbè, gli ultimi due singoli che sono quello con Il Pinto, Cosa rimane, e L'Isola di Plastica. E L'Isola di Plastica, quindi queste sono le ultime cose, insomma, uscite. Intanto, cioè, noi in genere chiediamo un po' all'artista di aggiungere qualcosa, le parti più importanti del suo percorso. Se tu c'hai qualcosa da aggiungere a parte questa parte della mutua, vai. Ma no, sei stato parecchio esaustivo, quindi direi di andare avanti. Ti ringrazio. Allora, partiamo da Cosa rimane, che ce l'hai suonata prima. Nasce dalla collaborazione con questo poeta Il Pinto, sì, che è... Poi che non si sa chi è, fondamentalmente. Uno no, sì, vabbè, io lo so. Vabbè, cioè, ovviamente, sì, però... e che comunque scrive online, ma soprattutto scrive sui muri della città. Sì. Avete fatto questo brano che è un omaggio a Rino Gaetano. Sì. A Fontana Chiara, che è un brano che tra l'altro ha una frase sola, quindi... Sì, Fontana Chiara, un poco dolce, un po' amara. Noi siamo tutti e due appassionati di Rino Gaetano. Era il momento del lockdown, il primo lockdown, e ci sentivamo spesso. Stavamo ore al telefono e sentivo più lui che mia madre, quindi parlavamo di tutto, no? Quindi siamo anche molto amici e è uscita fuori questa cosa di Rino Gaetano e ci siamo chiesti chissà cosa volesse dire, cioè questa breve frase, no? E da lì è partito un po' tutto. Abbiamo pensato che potesse essere una metafora della vita, Fontana Chiara un poco dolce, un po' amara, quindi da questa riflessione poi è partito tutto il brano, nato proprio in videochiamata, quindi ci siamo fusi entrambi, sia con il testo che con la musica. Già venivamo da un'altra collaborazione che è Io te amo. Che tra l'altro è stata messa allo stadio prima delle partite della Roma. Sì, in Coppa Italia, sì, infatti è stata una cosa bellissima. Fantastico. Io poi sono tifoso, quindi quando ho visto, mi hanno mandato un video della canzone trasmessa allo stadio Olimpico, mi è venuto in mente subito quando ero bambino, no, che andavo a vedere partite da Roma e sentivo Venditti. E dicevo, che bello sarebbe un giorno. Venditti per un giorno. Però, no, più volte tra l'altro è stata per tutte le partite di Coppa Italia. E qualche partita di Coppa Italia, poi non lo so perché io non ero presente allo stadio, ma hanno mandato qualche video. Però è stata comunque una cosa molto molto emozionante. La prima volta che mi è arrivato ho detto ok, io posso morire qui. Perché era una cosa veramente, cioè, una soddisfazione maggiore anche rispetto a altre cose. Però vabbè, questo è perché appunto lo stadio comunque è un po' casa per me, la Roma soprattutto. La poesia. Intanto una domanda così un po' marzulliana. Secondo te c'è ancora uno spazio alla poesia oggi o no? Secondo me sì, cioè anche perché bisogna capire intanto che cioè la poesia secondo me è dappertutto. Cioè io... perlomeno con i miei occhi e con la mia sensibilità trovo la poesia anche nel degrado, pure dove c'è il fiorellino che nasce vicino all'immondizia, il contrasto, no? Quindi bellezza degrado, per me esplode lì la poesia. E sì, secondo me c'è sempre spazio per la poesia. Beh, sicuramente tu c'hai una poetica molto, molto definita. Cioè comunque quando ho iniziato a sentire le tue canzoni ho detto questo è un artista che comunque sa chi è.
cioè comunque ha un suo mondo, una sua poetica organica. Guarda, poi tutto quanto parte da un piccolo libricino di poesia, cioè proprio il fatto di cominciare a scrivere le canzoni, perché mio nonno costruiva delle chitarre, da autodidatta, non era un liutaio, però mi ha costruito questa piccola chitarra e contemporaneamente aveva scritto un libro di poesie. Pochi mesi dopo nonno morì, quindi a me rimase questa piccola chitarra e questo libro di poesie. Cominciai per gioco così a musicare le sue poesie, a scriverle anch'io per emulazione e quindi in qualche modo questo mi sono legato proprio perché comunque la poesia fa parte proprio della mia infanzia, della mia vita, cioè sono molto appassionato di poesia. Nei tuoi brani, cioè insomma quello che dici anche nel live, mi ricordo c'era un concerto in cui c'era un tavolo in cui c'era tua madre, la tua famiglia, insomma, c'era cioè la famiglia ha un ruolo abbastanza importante anche nelle tue canzoni, nella tua poetica, insomma. Ti offende se lo diciamo No, poetica, no, no, chiaro? ci sta, perché cioè, alla fine io sono cantautore e come cantautore racconto, no, il circostante, quindi cioè, la famiglia fa E la parte. famiglia è presente fisicamente proprio nell'ultimo singolo Isola di Plastica, con tuo Sì, con cugino. mio cugino, sì, che è musicista, cantautore anche lui. E stavo pensando di fare un featuring e ho detto, sai che c'è, voglio partire da mio Ma mio cugino. cugino, certo. E quindi niente, abbiamo fatto questa canzone, L'Isola di Plastica, ero partito a scriverla io, poi abbiamo insomma collaborato un po' su tutto e abbiamo girato questo video, parla un po' del momento attuale, non solo della pandemia, ma proprio del virus, inteso anche come proprio i virus, i vari virus che ci sono nelle nostre teste e nella nostra quotidianità. Chiarissimo, adesso c'è anche un simpatico video in cui a un certo punto venite fermati davvero dalla polizia. E Sì, infatti abbiamo deciso di tenerlo perché faceva molto ridere. la cosa che mi ha colpito è che tu gli hai detto stiamo facendo un video musicale, è per questo che stiamo un po' così. Perché, Che un po' così, poi che vuol cioè, comunque se dire? guardate il video è bellissimo, la sua faccia è fantastica. Sì. No, un po' così in realtà aveva senso perché magari volevate sembrare tossici, Sì, drogati, no, insomma, perché o ecco, che stavate nascondendo stavamo in qualcosa. macchina, loro ci hanno puntato da lontano, c'era mio cugino con sta camicia hawaiana, col guitalele che suonava così, no? Cioè, comunque con la mia macchina, che è una macchina del 99, sfondata, insomma, sembravamo un po' particolari, ecco, quindi co come non fermarci, infatti. Emilio Stella, cantautore. Tu, nonostante insomma, sei perfettamente nella modernità, sei perfettamente nel presente, hai tutti quanti i crismi e tutte quante le caratteristiche del vecchio cantautorato. Quindi, allora, sicuramente dal punto di vista dei temi sociali che comunque tratti, l'analisi, l'introspezione, anche che comunque si può vedere nelle tue canzoni, la radice folk, che comunque, cioè, praticamente ce l'hai tutte. Il fatto anche che suoni da solo, c'hai cioè anche una band, ma che Sì. comunque suoni da solo, come oggi. Oggi il cantautorato è un po' cambiato, il senso proprio del termine cantautore è cambiato. Io penso sempre che c'entri con una errata traduzione del termine songwriter da Wikipedia, perché in realtà singer-songwriter sarebbe il corrispettivo del nostro cantautore classico anni 70, che comunque poi si rifà Bob Dylan. Invece songwriter è quello che partecipa alla canzone, per questo errore di traduzione, secondo me, Nasce non si è tutto. capito più niente. Tu come vivi questo cambiamento del senso della parola cantautorato? Cioè, te dà fastidio? Sei contento? Non te ne frega niente? Non me ne frega Cioè. niente, non me ne frega assolutamente niente. Cioè, io continuo a fare quello che mi piace, sono contento. Quello che scrivo lo scrivo per lasciare una traccia del mio passaggio in questa vita che fino a prova contraria è una. E per il resto non mi interessa niente. Cioè, poi è chiaro, ascolto tutto. C'è parecchia roba che non mi piace e quindi la roba che mi piace me la devo andare a cercare, me la devo provare a cercare. Chiaro, i miei riferimenti sono quelli del passato. Poi mi ritrovo spesso, no, che vado a cercare, a cercare, a cercare, quando alla fine poi torni sempre a casa, torni sempre al classico, Poi, ecco. se non sbaglio, tu hai partecipato anche a delle rassegne dedicate a Stefano Rosso, se non Sì. sbaglio, anche a Califano, possibile. Sì. Invece della nuova scena, quindi non parliamo di cosa non ti piace, della nuova scena c'è qualcosa che ti piace? Anche persone sconosciute, gli hip-hopari usano il termine propsare, che è una sorta di sostenere, insomma, quindi c'è qualcosa. Tre nomi di artisti che propsi. Tre sono tanti, eh? Sono già tanti Vabbè, tre. tuo cugino, vuoi aggiungere Vabbè, anche quindi mio altro? cugino, Ok.
Fulminacci non mi dispiace. Fulminacci. Rispetto anche all'età lo trovo molto molto interessante. E, diciamo anche Willy Peyote, molto intelligente. So tre. Dai, sei a posto. Tuo cugino, Fulminacci e Willy Peyote. Un'altra domanda che ti volevo fare è sempre un po', diciamo, al limite verso la polemica, forse, da un certo punto di vista. Nei confronti di terzi, non nei confronti tuoi, a meno che non vuoi autopolemizzarti da solo, che, no, che fa parte dell'introspezione. E, allora, tu hai questi due lati. Un lato molto ironico, che parte da un'ironia comunque amara, ma arriva anche a un'ironia... Cioè, sono anche dei momenti in cui arrivi anche a un'ironia fino a se stessa, diciamo. E poi una parte, insomma, profondissima, mi viene in mente il parola Alieni che hai fatto prima, insomma, cioè, proprio una musica seria che viene percepita come seria. Parlando con un nostro amico, credo in comune, Matteo Cabianelli, sì, uscito fuori una volta un discorso sul fatto che la teoria era questa, che l'italiano ha una difficoltà a comprendere la musica quando è contemporaneamente sia ironica che profonda. Cioè, tende, come se tendesse comunque a propendere per forza da qualche parte. Ora, intanto non so se sono d'accordo, d'accordo con questa cosa, anche perché ecco, è Rino Gaetano che è uno dei primi che ha messo l'ironia e diciamo il tema sociale, anche, cioè, ha trattato temi pesanti restando leggero, e veniva definito come non senso, quando invece c'erano tanti sensi, esatto, dentro la stessa canzone. Ora, il tuo pubblico questa cosa la capisce? Cioè, tu li senti comunque che le persone intorno a te la capiscono, e gli altri? Cioè, la differenza anche tra quelli... Cioè, il pubblico che mi viene ad ascoltare o mi veniva, ma non so più che di. Non so se si riprenderà a un certo punto. Speriamo. Sì. Cioè, sì, c'è sempre una bellissima atmosfera nei concerti, cioè lo percepisco che viene recepito. Gli altri, non lo so, possono dare sensazione, probabilmente no, dal momento in cui non vengono ai concerti. No, però magari mi viene in mente, quando sei diventato virale, cioè comunque con due brani che erano molto, molto, cioè eri... Sì, no, lì è nato un malinteso, lì l'ho un po' sofferta questa cosa, devo dire, perché Capocotta, che è un brano, no, ironico, in realtà dentro dice un sacco di cose serie. Però ecco, viene un po' catalogata come, che ne so, la canzone appunto scherzosa, la canzone leggera, la canzone quasi comica. Quindi ho spesso anche sentito, no, dire oh, mi sono ammazzato dei risali, cioè in realtà non te deve fa proprio ridere. No, ammazzato no, cioè, anche perché sì, insomma si parla di plastica e mare. Però sì, ecco, comunque vabbè, l'incomprensione ci sta, nel senso che comunque non si può... piacere a tutti, non si può pretendere di essere capiti da tutti, cioè sarebbe anormale. Se... Chiuderei parlando delle case popolari, che insomma, in realtà ne abbiamo già parlato, perché comunque che è un brano, insomma, forse il brano che ti ha fatto comunque conoscere, sì, di è più. È stato il primo. E se non sbaglio c'era anche uno spettacolo teatrale? A cui sì, tu stai lavorando? Quindi... Sì, diciamo che era pronto e poi vabbè, ovviamente per tutta questa situazione è rimasto nel mio PC, però insomma è finito lo spettacolo e a cui sto lavorando ancora adesso con Ariele Vincenti, che farà la regia. È uno spettacolo tutto ambientato alle case popolari, dove ci sono le canzoni che parlano appunto dei personaggi che le popolano, scusa la ripetizione. E ogni personaggio poi si incontra, quindi c'è la gattara con la puttana del quartiere, con lo scemo del palazzo, e ogni microstoria va a formare poi una macrostoria. Quindi ci sarò io da solo in scena, e ci sarà tanto lavoro da fare, però è una cosa, è un teatro canzone, diciamo, un po' neorealista. Ok, allora, prima di salutarti volevo ricordare che è uscito da poco la ristampa di Panni e Scale del tuo primo disco, era uscito completamente autoprodotto allora, adesso... Sì, con addirittura le copertine me le tagliavo io col taglierino, le assemblavo con lo la abbiamo colla. Fatto tutti, sì. Esatto, però bei tempi, bei tempi. E quindi adesso sono 10 anni, e siccome comunque è rimasto non solo autoprodotto, ma quasi è un pezzo raro, perché no, i brani non stanno neanche su Spotify, a breve ci saranno,
E quindi ho detto, vabbè, sono passati 10 anni, facciamo questo compleanno e nel frattempo sto lavorando al nuovo album, però visto che un po' è tutto fermo, mi sembrava il momento giusto per ristampare, e, insomma. Vabbè, allora ce lo riaccatteremo in qualche maniera. Grazie Emilio. Grazie a te. È stato molto bello, speriamo di vederti presto dal vivo qui. E... ciao. Ciao. Dai.